Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Andralink 91 in questo nuovo episodio di WarioWare Gold. Oggi tocca a tutti quanti i minigiochi della serie Tocca Tutto, o meglio, tutti i minigiochi, tutti quelli che è possibile fare nella lega Tocca Tutto. Concluderò tutti quanti questi personaggi nel video di oggi, poi vedrò comunque sia se fare qualche extra o qualche cosa, insomma, più interessante, se c'è, oltre questi, non lo so, poi vedremo andando avanti. A volte un semplice tocco non basterà. Per alcuni giochi bisogna disegnare cose o spostare cose da lì a qui. Ok, Wario. Non hai uno stilo? Certo che ce l'ho. Allora usa le dita, no? Bene, direi che possiamo iniziare a giocare. Ma vado con lo stilo, ce l'ho. È un po' piccolino quello del 2DS, però... insomma, si risolve. Gratta. Trova Wario, ok. Ovviamente c'è per forza uno da trovare, no? Yeah! Bello, bello. Oh! Yeah! No, no! Ah, almeno due, beh. Te ne lanciano tre, poi almeno due devi farne. Sì, se il microfono non mi intralcia. La triforza, mancava un triangolo per la triforza. Quella è la B-forza. In cassa con le... oh, un portafoglio di Wario, però mi piacerebbe, eh? Un portamonete. C'è il boss? Ah sì, perché questo qua è primo, è Wario. Giustamente. No, non è andata bene. Riproviamoci. Prestiamo attenzione. E vai, tutti salvi. Sono bravo, eh. Sono un bravo padre. Anche se non ho figli. Ho salvato i miei pargoli, i miei Wario pargoli. Ecco, Katteana. L'ho capito solo ora. Lasciamo perdere che è meglio, va. Metapino. Ok, vediamo un po'. Ma con quale? Proprio Cat! Anna! Castello di Città Diamante. È qui che si tiene. Questa città è stranissima, Se passiamo l'esame saremo tutti e due ninja ufficiali. Forse dobbiamo andare da quella ninja lì per iscriverci. Ma quella mica è una ninja. Mai fermarsi alle apparenze. In lei ha aperto una forza inaudita. Invece era solo una vecchietta. Torno subito. Oh, ecco fatto. Cioè... mangia. Ha detto che dobbiamo mangiare tutto quello che ci portano. Cosa? Che bello, adoro mangiare. E allora sbrighiamoci. È tacchino? Una torta di mele? Pizza? Stufato. E anche il sushi? Invece sono radici e bacche. Oh no, dai, andiamo, se no arriviamo tardi all'esame. Sono prontissima. Ah, secondo me finirà male. Anzi, uno sopra, ma dai. Uey, finita la carta igienica. Mamma, mi porti la carta igienica che è finita? Bucato è fatto, mamma. Oggi c'è tua mamma in cucina, dai. Imposta 12:10. 10! 10! 10! Trascina. Ah, facile. Bisogna solo andare veloce. Strofina. Eccolo, eccolo. Oh, piccottino, gli casca una monetina. Non perdere il ritmo! No, non lo perdo il ritmo, dai però. Muoviamoci. Brucia. Al pelo davvero. Cosa devo muovere qui? La mano, il filo, il lago, cosa? Ok. Sto per piangere. Cosa ti piace mangiare?
Sushi, anche a me. Cosa ti piace mangiare? Il microfono? Chiudi le finestre, dice, sai. Uno pensa alle finestre di casa, no, quelle di Windows. O del computer in generale. Vai, gratta! Anche la fogliolina, vai. Tutto grattiamo. Cancella. Una bella lavagna pulita è un buon inizio per una nuova giornata scolastica. Esagerato. 35? Era molto facile, eh. Guarnisci. Oh. Più o meno. Beh, insomma, direi, McCatchup su una torta? A parte che quella torta era strana già, poi con il tempura, Gambri. Avete superato l'esame di stomaco di ferro di secondo livello? Stomaco di ferro? Ma noi eravamo qui per l'esame di ninjologia. Ninjologia? Ah, è alla porta accanto. Scusatemi tanto, ero al gabinetto. Cosa? Sì, venite, l'esame di ninjologia sta per iniziare. Mi sa che non ce la fanno. Sì, che ci aspetta una dura prova. Andiamo, Ana. Arrivo. Dopo la scorpacciata c'è da lavorare sodo. Complimentari. Insomma, adesso siamo ninja stomaco di ferro di secondo livello. Bello, no? Preparati ad affrontare 9 volt. E vai, altri giochi Nintendo. Che bello. Filmato Kat e Ana, ma ora c'è 9 volt. Uno dei miei preferiti. Uno dei miei preferiti in assoluto. Uffa, adesso c'è matematica. No. Cos'è quella faccia? No, La matematica. Eh? Chi ha parlato? Io. Frank, sì, sì. Ti ho detto che non devi assolutamente venire a scuola con me. È vietato portare animali. Mica sono un animale, bellino. E tu non sei il mio padrone. Ti ho inventato io. Ma dimmi perché non ti piace la matematica. Perché no? Beh, non è difficile da capire. 100 meno 56. 44. Mm? Vedila così. Un eroe ha 100 punti vita. Aglia, fa vedere il tipo gioco. 56. Quanto rimane? 44. 44 punti vita. Ah, così è più facile. Sai. E ora quanto fa 42 per 12? Un dardo incantato fa 42 danni e il mago ne lancia 12. Quanti danni fa in tutto? 504. Esatto, lo vedi che sei bravo in matematica? Ma questo è un gioco, non è mica noioso come la matematica. E allora potresti far finta che sia tutto un videogioco di ruolo, no? Oh, ho capito, tipo che la matematica è un'avventura e io sono l'eroe dei calcoli. Non esageriamo. Adesso fo, qual è il mio compito? Land di matematica, sto arrivando! Oddio, land di matematica. Va bene. Reggi Mario. Martello aveva. Aveva il martello. Ah, ok. Che forza! Ok, andiamo avanti. E vai! Più veloce! La velocità aumenta. Ai. Sgombra la via. Ah, Excite Bike, bello. Carino come gioco. Non male. Ah, ok. Ok. Ah, presa? Ma strano. Strano. Trova le monete. Vai così. Allinea. Cioè, ok. Oggi picchio. Dannazione. Più veloce. Dai, devo farcela. Amiibo. Amiibo.
l'hai fatta! Al cane, sparo al cane! Che ride quando manchi il bersaglio. Cosa? No, non ho capito. No. Ma dai. Ma cosa? Prova lo stilo? Beh. È come il 2DS, non è che è diverso. Sì. Prego. Prego me stesso. Fare un boss. Aia, prendi il pesce. Ah, ok, ho capito. Oh, porca miseria. No. Ma dai, ma perché? Uffa, continuiamo. Arriverà il giorno in cui lo farò perfetto. Arriverà il giorno in cui dovrò farlo perfetto. Girati. E dai, girati! Via, fatto! Beccati questa, Salaryman! Salary? Non l'accento è sbagliato. Salaryman. Non Salary, Salary. E va bene, va bene. Ma a matematica hai fatto bene i compiti. Oh, famiglio Hacky! Grazie, Frank, per aver reso divertente la matematica. E come ricompensa ti darò la mia merendina. Non se ne parla, tu sei giovane e devi crescere. E poi i dolci fanno male alla mia età. E quanti anni hai? Quanto vecchio, Frank? Certo, ho già un anno. Che? Non lo sai? Gli animaletti invecchiano più velocemente. Complimentissimi! Incredibile, Andrea Link, anche a te piacciono i videogiochi, vero? No, ho solo un canale YouTube dedicato ai videogiochi. Nintendo, ovviamente. Dai, ti aspettano Young Cricket e poi non ho letto. Perché stavo disquisendo sul mio canale. Vabbè, ora lo vediamo subito. Ah, sta piccoletta. Che bel riposino che ho fatto. Sicuramente. Ma è tardissimo. Oh no! Corri, corri! Mario! Arriva! Ma ancora è decisa... A dopo, cagnolino. Ah, ecco. Ancora decisa... Young Cricket! Monster Mantis! Young Cricket e Monster Mantis. Siamo pronti? Ok. Cinesi? Cricket! Sì, maestro! Noi ci alleniamo costantemente per affinare le nostre tecniche Kenpo. Sì! Kenpo! Ma mai trascurare l'allenamento della mente oltre a quello del corpo. Mai, maestro! Ed è proprio per questo motivo che noi siamo venuti qui oggi. Qui, maestro? Ma, maestro, questo luogo è adibito ai divertimenti. Non sembra adatto all'addestramento nelle arti marziali. No! Osserva con il tuo occhio interiore. Ma quella è... la terribile Diamaconda! Un serpente gigante che sfreccia a 150 km orari! E lì ci sono le cascate scavezzacollo! Sì! Bisogna tuffarsi di sotto a cavallo di un tronco d'albero! Sì! Una persona comune non avrebbe possibilità... Ma allora perché l'hanno fatta? Non pensavo che ci si potesse allenare qui. Perché l'hanno creata se la persona maestro, normale non mi scuso può... per aver dubitato di voi. Non può farle. La prima sfida sarà alla giostra regale. Il famigerato carosello degli stalloni rampanti. Bisogna domare un cavallo mentre la mandria galoppa vorticosamente in cerchio. Ma cosa? Di cricket, questo esercizio può essere fatale. Sì, ma dai, maestro. Ma non è vero. Va bene. Lancia. Che stile. Andato bene. Passa. Yeah, fate la ola. Memorizza. Qui era qui. Vai così. Bene. Vola, vola. Oh, più veloce. E bene, e va bene. Decollo. A mai più rivederci. Yeah, vai, è proprio mamma mia. Ottimo. Ti prego.
Ok, è finito. Yeah! È diventata una palla di neve. Che male. Ma ha terminato? Ah, ecco. Ecco, ci stavo pensando. Yeah. Senza Andre Link non avremmo vinto. Ma forse anche con me non vincete, eh? Potrei sbagliare tutto. Ma dai, cos'era? Ah! Nuota! Nuota! Potremmo perdere, eh? Ho solo due vite. Ah, ma ci è rimasto fermo. Meno male. Bene. Una volta devi toccare dopo, non prima. Ecco il boss. Perfetto, quindicesimo è il boss. Lancia. Oh no. Grande, con solo due lanci. Uno spare. Uno spare, va bene. Che forte. Ed è fatto anche questo. È stato un allenamento fantastico, maestro. Ma quella bimba? Questo cavallo è stato un ottimo compagno. Sì, proprio ottimo. Ah, ma che bravo che sei! Cricket, chi è codesta fanciulla? Non so, si è aggrappata a me mentre svolgevo la prova. Ma ritornando alle prove... Ti attende la ruota diamante, ma prima pensiamo alla bimba smarrita. Ottima idea! Io non mi sono smarrita! Ma stava andando da Wario, non so. Che fenomeno! Che tecnica magnifica! Devi assolutamente dirmi quali sono gli esercizi che fai. Adesso ti attende Orbulon. Orbulon, se non sbaglio, è l'ultimo. Ai ai ai, ragazzi, siamo quasi addirittura d'arrivo, eh. Con la storia, più che altro, con la storia. Orbulon! Eh sì. Questo è l'ultimo livello della Lega Tocca a Tutti. Sono Orbulon e sono un alieno in visita sul tuo pianeta. Quante cose buone ci sono da mangiare. Vabbè, andiamo, ecco. Grazie e arrivederci. Ok, grazie anche a lei allora. Benvenuto, che cosa desidera? Patatine fritte, grazie. Fredde ce le avete, non mi piace il caldo. Patatine brivido è in arrivo. Ah, il cibo terrestre è delizioso, così fresco. Mi sa che ordino qualcos'altro. Il cibo terrestre però fa anche ingrassare, eh. Stai attento. Benvenuto. Sicuramente ingrassa e noi dovremmo fare un po' di moto. Frappè, grazie, piccante ce l'avete? Frappè, piccapì, in arrivo. Galattico, non mi sento la bocca. Prima non gli piacciono le cose calde, poi piccante. Il piccante brucia, quindi è uguale. Benvenuto. Al caldo. Che cosa desidera? Più o meno. Gradirei 9 megaburger, grazie. Anzi, meglio 10. Sono desolato, ma li abbiamo finiti. Abbiamo terminato i porcini, mi spiace. E che problema c'è? Io vi porto i porcini e voi mi preparate i panini. Cioè? Ma, signore? Mi dia solo un attimo, vado a prendere i porcini e torno. Ma che... Esattamente. Dobbiamo trovare i porcini allora. No, non mi dica i porcini. Ah, preso! Ah! Beccati questo, i porcini sono i porci, però i maiali. Semplice. Random. Che spasso. Ah, è dolce. Sembrava una specie di pezzo di ferro. No, Andre Link. E dai. Ma dai, allenati davvero. Ah, meno male, ho capito quello che devo fare. Sole, guarda lì che bella faccia.
insomma. No, c'è un normale. Dai, tu. Ho un qui normalissimo, non grande, però. L'intruso era la pecorella, no? Non nei lupi. Mantieni la calma. Sì, sono calmo, tranquillo. Successo. Sono bravo. Ma questa era facile, dai. Si vedeva abbastanza mentre si muovevano le righe. Tra un ponte. Ah, ok, Pingu. Pingu è andato. Yeah. Rotea. Poverino. Devi gonfiare la gobba, ma dai. Mi sa che sarà dura. Al ladro, ok. Ci sono minigiochi in cui bisogna anche soffiare, però ora... Però non saprei. Maglia nera. Peccato! Grande! Wow, wow. E vai! Ma quanti porcini! Ma quanti maiali! No, porcini! Oh, però abbiamo finito! Quanti! Ecco qui, che poi, in realtà, gli hamburger non si fanno col maiale. Mi sa che intendeva i porcini, intendevo i funghi, non dei maialetti. Che strano. Riporti subito quei maiali dove li ha presi. Oh, mi scusi tanto allora. Ma con quale voce? Congratulazioni. Hai completato la lega, tocca tutto. Ricorda, c'è una bella differenza tra porcini e porcelline. Ma io lo sapevo, sei tu che non lo sapevi. Ok. Via. Oh, firmato Arbola. No, abbiamo finito allora. Sì, hai superato tutte le leghe, eh? Eh già. Non volevo arrivare a tanto, ma mali estremi, estremi rimedi. Adesso rimescoliamo tutti i giochi che la Lega Ultra abbia inizio. La Lega Ultra. Oh! Sport e quotidianità. Oh no, c'è di tutto. Ok, allora Cucci, pare che abbiamo altri episodi per questa serie di WarioWare Gold. Allora Cucci, come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Nel prossimo di WarioWare Gold ovviamente andremo a fare la Lega Ultra. Ci sono 3 diversi stadi. Oh, sarà difficile. C'è anche quello con il fiato, con il soffiare, ci sono le labbra, quindi sicuramente bisognerà soffiare. Vi ricordo in descrizione il link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!